La solitudine dei numeri primi, inteso non come quella di chi arriva primo o di arriva per primo, ma quella di coloro che non vogliono dividere loro stessi con nessun altro se non con appunto quello che sono. Mi riferisco a Lorenzo. Oggi, in una giornata strana, tesa, tesissima, in cui tanti si aspettavano tante cose, Lorenzo ha fatto la pole, un super record della pista, migliorando la posizione, la prestazione, record di Marquez di 2 decimi, e infliggendo mezzo secondo a tutti i suoi seguitori, Marquez per primo. Ma non è successo niente, nessuno ha twittato, non c'è stato un bombardare di messaggi, di post su Facebook, su Twitter, non c'è stato un rimbalzare dei siti, l'attenzione è andata a qualcos'altro, alla caduta di Rossi, che neanche si giocava la pole e che comunque avrebbe fatto dodicesimo. Questo è il suo tempo è festivo. Lorenzo è solo contro i suoi avversari, ma è anche solo contro la metà del box, del suo compagno di squadra. È anche solo, se si va a guardare quello che è il rapporto con i suoi meccanici, con i suoi collaboratori. Oggi, alla notizia della sua pole, con tanto di record della pista in una condizione meteo non neanche favorevole a che questo avvenisse, c'è stato quasi un funerale. Sembrava come se fosse successo qualcosa di brutto. E invece Lorenzo ha compiuto un mezzo miracolo con la pressione che ha e con tutti gli avversari, impegnati a magari a stargli dietro e impegnati a evitare qualcun altro per non creargli problemi. Lorenzo è da solo, ma è da solo non perché faccia schifo come persona, non perché sia, diciamo, spiacevole come avversario, non perché sia un cattivo motociclista o un cattivo campione. È da solo perché sta rompendo il giocattolo. Non è lui che dovrebbe vincere, lui sta guastando, diciamo così, la festa attesa, sta rompendo il meccanismo, sta disfando il sistema, sta facendo una cosa che non deve fare, che all'inizio sembrava non poter accadere, Lorenzo sembrava non poter essere fastidioso per il meccanismo, mentre adesso sta un po' sconvolgendo le carte. È per questo che Lorenzo è solo. Io sono fermamente convinto che il mondo degli appassionati, degli addetti ai lavori, di coloro che se ne intendono, e lo vedo dalle testimonianze che ho, sia diviso a metà fra Rossi e Lorenzo. Il mondo completo invece, quello dei passanti, degli osservatori, dei non esperti, di coloro che passano, è diviso in maniera diversa. Il mondo degli addetti ai lavori c'era prima, c'è adesso, ci sarà sempre. Il mondo dei passanti, dei paganti, di coloro che arricchiscono, invece è destinato o ad aumentare o a far cambiare, le regole del gioco in senso negativo. Ed è questo a quello a cui si mira. Lorenzo è solo perché non piace al mondo globale dei passanti, come non sono stati, così come sono stati soli, anche altri suoi predecessori nel ruolo, che hanno ricoperto il ruolo dell'antagonista che deve poi essere sconfitto. Ecco perché Lorenzo è da solo. Perché non ha accettato di essere parte del meccanismo e del gioco che lo vuole soltanto in un determinato ruolo. Lui invece vorrebbe per sé il ruolo che merita, vinca o perda. Al di là di quello che succederà domani, abbiamo già avuto la testimonianza oggi di quello che sarebbe bene che succedesse. Per la realtà sarebbe bene vincesse il migliore, sia Lorenzo o Rossi, purché vinca in maniera corretta e pulita. Per il meccanismo, per il sistema, per il giocattolo, invece, non toccherebbe a Lorenzo. Lorenzo è solo perché ha accettato di condividere soltanto, di compromettersi, di accondiscendere, di trovare, diciamo così, un accordo soltanto con se stesso. Ed è primo per questo, per quanto mi riguarda, nel suo piccolo ha già vinto.